Con l'esecuzione dell'inno nazionale e l'alzabandiera ha preso il via a Castelnuovo la 2 giorni di esercitazione di protezione civile della colonna mobile nazionale dell'Associazione Autieri d'Italia. I volontari saranno impegnati nell'allestimento di un campo d'accoglienza che poi verrà visitato dalle scolaresche. Per l'occasione in Garfagnana sono arrivati gruppi dell'associazione provenienti da tutta la penisola. La Garfagnana ha una lunghissima tradizione di protezione civile e una sinergia che ben possiamo vedere qui con i numerosi sindaci e autorità che sono venute, senza contare sulla esperienza e sulla capacità che si sono formate qui in Garfagnana. Soddisfatto il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, che ha ribadito l'importanza degli autieri per l'intero territorio della Garfagnana. Il punto di riferimento della protezione civile a livello nazionale è un punto di riferimento fondamentale per i comuni, per tutte le istituzioni, perché come abbiamo visto in questi anni sono sempre pronti, sono sempre a fianco delle persone che hanno bisogno e soprattutto sono anche professionalmente preparati rispetto al servizio della protezione civile e a tutto la cultura della prevenzione di cui abbiamo fondamentalmente bisogno. Il presidente della sezione garfagnana degli Autieri d'Italia, Massimo Turri, ha ricordato le ultime emergenze nelle quali è stata impegnata la struttura locale. L'ultimo intervento è stato a Faenza nell'alluvione, siamo rimasti per circa un mese e mezzo a togliere fango e cercare di lavare le strade, le abitazioni, sia con l'idrovore ma anche con il camion cisterna e le lance per il lavaggio.